La mia passione per la fotografia viene dalla mia infanzia. Mio padre era un fotoamatore e insieme a lui, dai 5 anni in su, avevamo questo nostro spazio unico della camera oscura dove la magia della fotografia veniva presentata ogni volta che si voleva. No, sono brasiliana. Sono 23 anni quest'anno sono 23 anni che sono qui. E questo è un percorso perché la mia fotografia è una ricerca tra mari e monti. Sono le mie due grandi passioni, sia il mare, dal mare calmo al mare in tempesta, alle intemperie del tempo, alle cave, alle montagne. Perciò è un percorso che passa anche dall'uomo, passa da questo soggetto che è. Fa parte di questo ambiente così diverso, così vario. In questa mostra praticamente ho portato delle riproduzioni di ferro tipi che sarebbero delle lastre al collodio fatte secondo una tecnica del 1851 e dei lumen che sono ombre di piante e quindi sono immagini ottenute senza l'uso della fotocamera, ma soltanto con la luce del sole. E anche questa è una tecnica di metà dell'Ottocento, si chiama lumen print. Allora, io praticamente uso diverse tecniche, per cui diciamo che parto dai ritratti. Infatti io e una mia amica collega che si chiama Isa Trucco di Genova, giriamo per l'Italia facendo dei ritratti sotto il nome di ritratti itineranti. E poi qua c'è anche una piccola collezione di foto fatte in studio, quindi di oggetti che praticamente sono oggetti che nessuno vuole più, che io ho raccolto durante gli anni anche nei mercatini, anche vicino ai bidoni all'immondizia. Sono oggetti dimenticati, lasciati, buttati via, diciamo, che io in studio li assemblo per raccontare delle storie, io le chiamo le mie visioni. Affondo in quello sguardo, sentendo nuda dei miei pensieri, ne sento il calore e la forza e mi sento colpevole di poter far così poco. È uno sguardo speciale, lo sguardo di un angelo. Aspetta.